i miei saluti. Brevemente anche qui, mi rifaccio anche qui sempre un po' alla storia di Effimera per quanto riguarda l'autonomia finanziaria. Mi è venuto in mente questo incontro che avevamo fatto proprio qui, credo, no? Nel 2014 sulla moneta del comune, che era stato abbastanza ricco. Era un'epoca dell'emergere della blockchain, delle tecnologie delle monete del comune, cioè della blockchain essenzialmente, e a quell'epoca soprattutto del Bitcoin. Allora, il ricordo che ne ho di questo incontro, per poi venire a oggi, era che, benché fossimo tutti coscienti dell'utilizzazione speculativa del Bitcoin da un lato e dell'interesse dal punto di vista non solo tecnologico ma anche dal punto di vista politico di una tecnologia come quella del blockchain, che permette praticamente come dire, di non avere un terzo responsabile, cioè un'autorità responsabile della moneta, aveva creato, secondo me, forse una velata illusione, non so come dire, quasi di una scorciatoia possibile. Il fatto che la moneta potesse diventare una scorciatoia nel percorso verso la costruzione di, come dire, la creazione di reali spazi di autonomia. Mi sembra che in questi anni quello che è emerso è che, anzi, per meglio dire, è andando nell'ordine. Quando sono tornato a Parigi, i nostri amici economisti mi hanno un po' bacchettato sulle mani, ci hanno bacchettato sulle mani dicendo: ma insomma, cos'è questa storia? La moneta del comune, le tecnologie, sì, va bene, però se non c'è un'economia, se non ci sono spazi di autonomia reali, la moneta del comune non funzionerà. Devo dire che probabilmente avevano anche abbastanza ragione. Ora, alla base c'è il fatto che, adesso sto parlando della moneta e non solo dell'autonomia finanziaria, alla base c'è il fatto, poi ci spiegheranno meglio quelli che intervengono, che il problema della fiducia, no? In God we trust, c'è scritto sul dollaro. Quindi oggi penso che si tratti, fra le altre cose, di fare un punto, e credo che abbiamo preso tutti coscienza che è uno strumento molto importante, ma non è quello, almeno per quanto riguarda le criptomonete, ma non è una scorciatoia. Dopodiché, per quanto riguarda gli interventi, beh, innanzitutto dal punto di vista proprio dell'ordine, abbiamo deciso che interverrà prima Emanuele, al quale, che effettivamente anche lui era molto implicato in questa sperimentazione, ce ne parlerà oggi, e al quale, leggendo la sua breve sintesi, chiederei come lui si pone la domanda: come diventare felici programmando le macchine. Io invece gli chiederei come diventare felici diventando macchine, no? E poi interverrà Marco Fama, che ci parla soprattutto di microfinanza e quindi probabilmente anche dei paesi emergenti, e poi c'è un intervento di Marco Sacci, che fa parte di DIN, questa organizzazione che è intervenuta sia nelle ricerche europee sia in esperimenti concreti di utilizzo delle criptomonete in Europa, ed è una video che ha registrato. Mi dicono che lui sarebbe anche disponibile online per intervenire.